magnifico straniero e possibile futuro cliente. Beh, non si sa mai. Ti dispiace parlare con me? È più piacevole. È così che Ultar impara inglese così bene. Questo posto è veramente difficile da trovare. Oh, sì, è il più esclusivo. L'iscrizione non può essere più di... caro signore, sapresti stimare la popolazione del villaggio? Non lo so, un paio di migliaia? Allora direi che l'iscrizione non essere più di un paio di migliaia. Cosa ne pensi di quel ragazzo al mercato, Nejo? Nejo? Ah, il ragazzo di Ayub. È troppo cresciuto per indossare sandali. Io parlo un inglese splendido e lui ride. Dice, Ultar, tu grosso bovino, spacchi l'infinito. Io dico, ti spacco la testa se non te ne vai immediatamente. Molto divertente, vero? Divertente? Dovresti andare in televisione. Sai niente dei Templari? Naturalmente. Sì, cosa puoi dirmi? Grande gruppo di anni 60. No, veramente. Chi mise il bop nel bop, shibop, duop? Sì, domande senza risposta. Cosa sai del venditore di kebab? Uomo molto infelice. Ultar dice, coraggio, compare. Potrebbe non accadere mai. E lui dice, zitto, Ultar. Strano. Per niente. Arto avere sempre faccia da funerale. Non sapere perché. Hai incontrato la coppia americana? Ultar li ha incontrati? Ultar li ha incontrati? Sì, Ultar li ha incontrati. E? Gli ingenerosi. Ultar offrire fargli vedere le meraviglie della campagna. Loro dire, non c'è niente di antico? Ultar dice, sì, la natura è antica. E loro, no, niente di antico costruito dall'uomo. E Ultar, avere visto taxi, cinghia ventilatore, più vecchia di Ozymandias. Ma loro andato via. Non hai mai visto quest'uomo prima d'ora? Oh, certamente. Era qui proprio ieri. Qui? Ieri? Mio Dio, è vicino. Sì, fatto molte domande, proprio come te. Che cosa ha chiesto? Lui chiede di americano chiamato Stobby. Stobart? Sì, Stobart. Lo conosci? Il killer sapeva il mio nome. Che altro ha chiesto? Lui chiede di tedesco chiamato Klobner. Cercai di ricordare il nome dell'uomo che i cospiratori avevano perso in Siria. Si chiamava Klausner. Certo, proprio come aveva detto Ultar, Klausner. Dissi uomo nella fotografia che Klausner voleva andare alla collina Testa del Toro. Aspetta, dove voleva andare? Testa del Toro, grande collina, 10 miglia dalla città, forse 60. Quando accadde? Oh, forse una settimana fa. Cosa mi puoi raccontare della collina chiamata Testa del Toro? È magnifica, vista incredibile. Vale proprio pena farci una visita. Come ci posso arrivare? No, fammi indovinare. Avere bisogno migliore guida che ti porti laggiù con taxi dotato di aria condizionata. Ahimè, dove posso trovare questa guida? Ultar, migliore guida della zona, in qualunque direzione tu voglia andare. Perbacco, sono proprio fortunato. Contento del mio servizio piacevole e lussuoso. Ok, va bene, andiamo. Mi dispiace, ma prima cosa le formalità. Un viaggio verso collina Testa del Toro. $50 americani, per favore. $50? Non ho $50. Oh, che sfortuna. Ultar dispiaciuto, ma non può guidarti nel viaggio di tutta vita. Aspetta, Ultar, non c'è niente che possiamo barattare? Magari, caro amico.
Ma mio taxi, bisogno di benzina e marmitta, bisogno di dottore per marmitta. Non è possibile trattare queste cose. Mi piange il cuore per ingiustizia, ma ho i dollari o niente. Ci vediamo, Ultar. Fai buon viaggio, signore. La porta è chiusa a chiave. Ehi, scusa, hai detto qualcosa? Dice, tu no andare al bagno. Leggere segnale compare. Compare? Perde un po' il suo significato nella traduzione. Guardai attentamente il cartello, ma scoprii che non capivo nessuna parola. Ciao di nuovo, Ultar. Allah sia lodato. Essere una volta ancora grato della tua generosa presenza. Puoi spiegarmi il significato del cartello? Dice, la porta rimanere chiusa fino a quando spazzola non restituita. Firmato la direzione. Oh, cosa significa? Manager compra nuova bellissima spazzola. Lasciala nel lavandino per 10 minuti. Torna indietro. È stata rubare. Rubata. Non era nemmeno stata scartata. Dannazione. Chiude il bagno a chiave e dice: nessuno usare bagno fino a quando spazzola non restituita. Noi diciamo: cosa facciamo nel frattempo, eh? Lui dice: incrociare gambe e usare forza di volontà. Questo è quello che hai fatto tu? No, Ultar usa secchio. Ci vediamo, Ultar. Che la fortuna sia con te, signore. L'aria era impregnata di un cattivo odore. Improvvisamente mi resi conto della terribile realtà. L'uomo stava cospargendo gli involtini di olio con una spazzola per il water. Forse non aveva mai toccato un water, ma non stuzzicava l'appetito. Ciao, Nejo. Salve! Cosa posso fare per te questa volta? Chi è quel tipo che vende spiedini? Oh, è Arto, un povero diavolo, signore. Non sembra molto felice. Non lo è mai. Ogni santo giorno con quella faccia da funerale. Mai un sorriso. Parla inglese? Ah, non molto, no. Senti, ti sembrerà un po' strano, ma mi serve la spazzola di Arto. Cosa? La spazzola con cui cosparge di olio gli spiedini? Sì. Ma dai, invece della spazzola potrei darti delle cartoline sconce. Nejo, non sto scherzando. Arto ha rubato quella spazzola a un mio amico e voglio restituirgliela. Forse posso aiutarti, vecchio. Forse. Forse? Forse che cosa? Non vorrei sembrarti uno sfruttatore, ma sono un commerciante e i commercianti fanno gli affari. Un commerciante? Beh, se non sei d'accordo... No, no, hai ragione. Che cosa vuoi? Mi pare che tu abbia qualcosa che possa scacciare la mia noia. Un globo di delizie. Una sfera rubiconda di piacere celestiale. Ti riferisci alla pallina, vero? Un piccolo oggetto sferico grande appena come la mia mano, ma che promette ore e ore di divertimento. Se intendi la pallina, perché non lo dici chiaramente? Posso riavere indietro la pallina, mister? Va bene, eccola qua.
La gente parla male degli americani, ma tu sei bravo. Quale gente? Che cosa dice? Ah, lascia perdere per adesso. Ricordati la spazzola. Ah, sì, la spazzola. Non devi far altro che essere gentile con Arto. Lo rendi felice e fai sì che la sua giornata sia degna di essere vissuta. Come faccio ad essere gentile con lui se non so una parola di siriano? Arabo. Sì, volevo dire quello. Impara semplicemente a memoria questa frase. Il Akl Kalb. Il Akl Kalb? Niente male. Adesso vai da Arto e recita queste dolci parole anche per le sue orecchie delicate. Te ne sarà estremamente grato. Davvero? Davvero. Poco fa ho incontrato un tipo interessante, un tassista. Ah, deve essere Ultar. Un tipo un po' barbaro. Oh, non è cattivo. Sai come parla male in inglese? Beh, parla così anche in arabo. Cosa sai su quella coppia? Sono americani. Tutto qua? L'uomo è un po' strano. Per quanto riguarda la signora, è strano, ma ho l'impressione che sia molto più intelligente di quanto voglia far credere. Cosa significa esattamente il Akl Kalb? Un saluto educato e leggermente adulatorio. Non saprà come ringraziarti. Ci vediamo, Nejo. Ciao! Salve! Ciao! Spiedini? Sì! Il Akl Kalb? Sporco! Cattivo! Cattivo! T'ammazzo! Ehi, calmati! Volevo solo... Pista! Ciao, Nejo. Cosa diavolo mi hai detto di dirgli? Pazienza! 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 Sono stato inseguito da un venditore ambulante di spiedini con intenzioni omicide e tu mi chiedi di essere paziente. Ma tieni conto che quando stavi scappando da Arto, non stava usando la spazzola. Aspetta un attimo. Mi stai dicendo che sono stato usato come tattica diversiva? La tua spazzola, signore! Non posso credere che tu mi abbia messo nella lista nera di un venditore ambulante di spiedini solo per una spazzola per il water. Il fine giustifica i mezzi, signore! Sì, sì, ma non eri tu a rischiare la pellaccia, eh? Ma smettila di lamentarti! Ah, lasciamo perdere. Ah, va bene, non importa. Salve, Dwayne. Salve, George. Cosa posso fare per te, ragazzo mio? Sai cosa significa il Akl Kalb? È quello che hai detto al venditore di spiedini, eh? Ah, no. Non parlo arabo, nemmeno una parola. Hai fatto affari con il venditore di spiedini? E anche per idea. Perla ha già avuto un attacco della maledizione di Montezuma. Hai conosciuto Ultar? Oh, il taxi più lussuoso che abbia mai visto. Ha perfino l'aria condizionata. Sì, il tassista. Ha cercato di truffarci. Ci ha menato per il naso. Hai mai sentito parlare di una collina che si chiama Testa del Toro? No. E dov'è? Non lo so, sto cercando di scoprirlo. Testa del Toro? Devo tenermela a mente. Sembra un posto interessante.
Va bene, ci vediamo, Dwayne. Good.